guardano Siena. Faremo il punto della situazione anche su questo e parleremo del Philadelphia, prima di tutto perché noi mai ce lo dimentichiamo il Philadelphia, e poi perché l'occasione è un documentario che si sta girando di questi tempi sul Philadelphia, sulla storia del Torino, sulla storia del Grande Torino, sui calciatori che hanno fatto la storia del Toro, ma anche sui tifosi eccellenti e più sconosciuti della squadra. Ma prima di tutto vi presento gli ospiti che abbiamo in studio, a cominciare da Natalino Fossati. Buonasera Natalino. Buonasera a te e tutti i tifosi anche non del Toro. E poi ci devi anche un resoconto di quello che è successo ieri, ma tra poco ne parliamo. Sicuramente perché perché una manifestazione anche questa di ex, però Direi abbastanza importante. Di una certa importanza. Buonasera Daniele Bumma. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. E buonasera a Cristina Mantis, scusami. Ciao, buonasera, tu sei la regista che si sta occupando, sei un'attrice, sei regista, sei anche sceneggiatrice da quanto ho capito, perché questo documentario l'hai in gran parte scritto sul Philadelphia, sul Grande Torino, vedremo anche qualche immagine, insomma poi ce lo racconterai. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Roberto Arena. Ciao Jacopo, buonasera. E buonasera Paolo Guardano Siena. Ben ritrovati, torniamo in studio, seconda parte di Orgoglio Granata di questa sera. Cristina, allora, hai sentito, insomma, Natalino, questo appuntamento di domenica, tu insomma ti sei addentrato in questo mondo del Torino, del Grande Torino, degli ex calciatori, dei calciatori attuali e dei tifosi. Adesso poi con calma parleremo del tuo lavoro, ma che impressione ti ha fatto? Cominciamo magari da una tua impressione. No, guarda, io proprio vivo di emozioni col Toro, quindi da quando sono piccolina. Poi magari non ricordo tante cose perché non sono stata mai una tifosa di quella che andava sempre allo stadio, anche perché vivevo in Calabria. Sì, è difficile. Non sono stata abituata ad andare lì allo stadio, però l'ho vissuta sempre in modo molto forte. E quindi questa cosa è stata quasi una cosa naturale, arrivare poi a voler fare un documentario, no? Dicevo, non può essere che non c'è. La rabbia per il Philadelphia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ormai da tanti anni. Poi ho incontrato le persone giuste che mi hanno molto supportato bene. E quindi anzi le vorrei salutare, magari se non so se in questo momento o dopo. No, c'è tutto il tempo. Però. Per salutare, per ringraziare che ti sta aiutando, e insomma lo faremo. Comunque mi interessava sapere un po', insomma, questo approccio così lontano nello spazio, più che altro dalla Calabria a Torino, questo legame con la maglia granata. Insomma, cioè, come si fa? È impossibile, ma quello è un destino. Non è che uno lo sceglie, no? Ti sceglie, anche perché quelli sono dei valori e delle cose che, pure se sei in Calabria, li senti, vivi, se esistono, no? Non è che non senti questa voglia di rialzarti immediatamente, di non abbassare la testa, la fierezza di chi sei, la lotta fino in fondo per un credo. È una cosa che è universale. Quando esiste, l'essere umano, qualunque esso sia, la riconosce. È vero, verissimo, verissimo. Intanto stiamo vedendo qualche immagine di quello che rimane. No. E neanche tutto, perché ormai non c'è neanche più questo del Philadelphia. Allora, torniamo a quest'ultima giornata, Daniele. Insomma, torniamo sul campionato giocato, su questo primo posto sfumato, proprio all'ultimo. Extremis. È un po' un peccato. Tante azioni, tante opportunità.